intimidazione, vessazione, persecuzione psicologica. Questo è quello a cui ancora una volta siamo stati testimoni. Ispettori ambientali, ma chi vi ha chiamato? Potete attecchire soltanto su quei soggetti che nell'incoscienza non stanno nemmeno a chiedervi con quale autorità ci state parlando. Solo perché avete una maglietta con il simbolo del comune, con lo stemma. Io lo chiamerei stemma, è proprio il termine adatto. E dietro ispettori ambientali. Ma de che? Ma da dove è uscita questa figura? Ribadisco, la legge non prevede questa figura. E siamo qui curiosi ancora a comprendere che cosa vuol dire. Anche perché, dopo essere stata testimone di questa condizione grave e che da me verrà denunciata, di soggetti che hanno vessato altri soggetti e non gli hanno nemmeno permesso di buttare la spazzatura. E ora quella spazzatura dove andrà? Vediamo, incustodita da qualche parte? Quindi stiamo facendo da deterrenti? Oppure stiamo alimentando che vengano lasciate incustodite i sacchetti dello sporco ovunque? A che cosa servite? Siamo molto curiosi. Dopo essere stata testimone di questo, ho chiesto a queste due figure losche e pericolose quale fosse la loro mansione, visto che come erano stati indossati i guanti per rovistare all'interno dei cassonetti, potevano essere lasciati per tirare su tutta l'immondizia che era attorno ai cassonetti stessi. O questo non vi appartiene? E che ispettori ambientali siete? Magari vi munite di scopa e paletta e qualcosa può essere utile. Sapete com'è? Noi siamo a tutela del territorio, a noi non ci paga nessuno, anche se non siamo cittadini italiani. Voi avete sottolineato che siete cittadini italiani. E chi vi paga? Si chiama corruzione. Per cosa? Vessare i cittadini? È un reato. I cittadini sono stati avvisati, soprattutto quelli che sono stati intimoriti. E gli è stato intimato di non farlo più. Oddio, un altro termine che posso associare a questo modus, pullismo. Mi piace di più. No, sapete com'è? La legge non prevede questa figura, quindi non posso che rivedere in bullizzare l'altro questo tipo di comportamento. La legislazione successiva non la riesco a trovare, nemmeno nella legislazione successiva è prevista questa esistenza. Quindi stiamo soltanto tastando il terreno? D'altronde, questo è nulla di fronte ad essere stati testimoni ad una vergognosa condizione di testimonianza stessa di un soggetto moribondo portato con ambulanza fuori al tribunale. Ah, scusatemi, di lato, così che non si vedesse. Porca miseria, ancora una volta c'erano quei rompiscatole degli Apolidi che hanno visto tutto. Hanno testimoniato, hanno filmato e si sono resi conto che quella non è legge. Un uomo all'interno di un'ambulanza moribondo che in condizioni gravi prova a rispondere a forse un avvocato, forse un assistente sociale, non si sa, e due inservienti volontari. Ma in che mondo siamo?
Noi, fino a quando ne avremo le forze, di questo mondo non le vogliamo nemmeno una minima parte. E ne saremo soltanto denuncianti. Che sia chiaro. Ai molti? No, a tutti. Al momento è tutto. Alla prossima.